Da fenomeno pressoché estraneo a un vero e proprio boom. Gli affitti brevi si stanno moltiplicando a ritmo sostenuto anche a Modena. In un solo anno il balzo è stato del 29% secondo la piattaforma statunitense AirDNA. Detto in altri termini, nella nostra città ci sono oltre 600 appartamenti disponibili per affitti non superiori a 30 giorni. Il dato non stupisce se si pensa che questo tipo di locazione è molto più remunerativo per i proprietari. Una sola notte costa in media 105 euro. L'altro lato della medaglia è la riduzione di alloggi a disposizione di studenti e lavoratori che a Modena vogliono risiedere e quel poco che resta costa caro. Secondo una ricerca di Udu, il 62% degli studenti fatica a trovare una casa nella città in cui studia. Questo perché per pochi metri quadrati di camera si può arrivare a spendere a Modena anche 700 euro al mese, utenze escluse, con casi limite come due appartamenti fusi insieme per ottenere 17 camere da affittare. Per Udo la situazione non è più sostenibile. La costruzione di nuovi studentati che non risolvono il problema nell'immediato non è sufficiente. Per quanto sia necessario avere degli studentati efficienti e gestiti dall'ente regionale, questa non è l'unica soluzione. Bisogna appunto che il privato sociale venga coinvolto all'interno di queste dinamiche, che il comune, che l'università dialoghino con il privato sociale per arrivare al superamento di quelli che sono i problemi del canone concordato attualmente presente. Auspichiamo che un intervento, soprattutto massiccio e importante, arrivi dal governo che fino ad ora ha bypassato o dato appunto delle soluzioni che possono essere definite palliative a questo problema. Udo auspica inoltre che il Comune apra un tavolo con l'università e con i rappresentanti degli studenti stessi, mentre sul caso dell'aumento esponenziale degli affitti brevi c'è già un'interrogazione depositata in Piazza Grande, con la richiesta da parte dell'Alleanza Verdi-Sinistra di effettuare un censimento degli appartamenti destinati a questo tipo d'affitto.